Ciao a tutti, oggi ho avuto l'occasione di finalmente fare questo test premio vinto con l'edizione dell'anno scorso delle Formula X Italian Series digitale, quindi su iRacing. Siamo qui ad Adria e ho appena finito il mio primo turno con la Clio Cup. È andato molto bene, sensazioni fantastiche perché prima esperienza per me in pista, dopo qualche giro col kart con gli amici ovviamente, ma essere a bordo di una macchina da corsa in un circuito internazionale è ovviamente notevole, è un sogno che si realizza. Quindi oltre ad aver vinto la parte competitiva, quindi quelle che sono state le gare del simulatore, essere arrivato a fare anche questo tipo di attività è davvero un sogno che si realizza. Ovviamente è passato un po' di tempo da quando è finito il campionato a quando c'è stata la possibilità di fare questo test. Tutti sappiamo benissimo cosa abbiamo passato, quindi degli anni, un anno particolarmente difficile col Covid e così via. C'è stata da aspettare un attimino, avere un attimo di pazienza e che la situazione rientrasse. Una volta che c'è stata la possibilità, poi siamo qui a fare questo test. Quindi ringrazio per questa possibilità, ovviamente il title sponsor che è Formula X Italian Series, che ha reso possibile questa giornata. Colui che ha organizzato questa sessione e ha organizzato il campionato soprattutto, che è Sim Racing League, e ovviamente AC Sports per aver patrocinato questo tipo di attività. Per quanto riguarda l'esperienza nel dettaglio, trovarsi in pista fisicamente ovviamente è un'altra questione. Il Sim mi ha aiutato a cercare di capire subito quali sono magari i punti, dove andare a mettere la macchina e avere un po' la percezione proprio della pista, di quanto spazio occupi, delle traiettorie da fare. Questo mi ha aiutato veramente tanto. Poi c'è tutta la parte più legata al fisico, quindi la frenata che deve essere più in là, deve essere più forte, le sensazioni che la macchina effettivamente ti trasmette, la forza laterale, il grip dello pneumatico, che nel simulatore può essere fatto bene, ma non avrai mai la percezione di quello che effettivamente è la macchina nel suo concreto, nella sua parte fisica. L'anno scorso ho avuto la fortuna di essere stato io il vincitore di questa edizione, della prima edizione, quindi io faccio un grosso in bocca al lupo ai partecipanti di questa edizione 2021 e avranno anche loro l'opportunità di fare quello che sto facendo anch'io. Quindi un grosso in bocca al lupo e godetevi la competizione, che è la cosa primaria comunque.